I gol realizzati da Maggio, Lavezzi ed Offer, le tante occasioni mancate di un soffio, gli applausi convinti dei 40.000 che anche stavolta si sono ritrovati ad affollare il San Paolo. È buona la prima ufficiale offerta dal Napoli di Roberto Donadoni, che batte per 3-0 la Salernitana e supera di slancio il terzo turno di Coppa Italia. Ritmi lenti ed ospiti per due volte pericolosi nella prima parte del confronto, l'unica frazione del match che trasmette qualche apprensione agli azzurri, fortunati quando la punizione di Stendardo colpisce entrambi i pali prima che De Santis respinga in calcio d'angolo il successivo tentativo di Caputo. Poi è il greco Kyriadis a vedersi ribattere sulla linea il colpo di testa che avrebbe potuto portare in vantaggio la Salernitana nell'ultimo spunto offerto dalla squadra di Brini prima di subire il travolgente crescendo della formazione di casa. Al 29esimo tocca infatti a Cristian Maggio realizzare in posizione sospetta la rete che sblocca l'incontro e libera mentalmente tutto il Napoli, che comincia a regalare emozioni e spettacolo. Molto bello, dopo un'azione quagliarella-Amsic interrotta solo dall'uscita disperata di Polito, l'azione del raddoppio messa a segno con un tocco morbido dal tanto acclamato Lavezzi, che chiude esultando lo scambio veloce con Maggio. Napoli poi assoluto padrone del campo anche in una ripresa vivacizzata dai fraseggi Lavezzi-Quagliarella, dalle occasioni mancate di un niente da Amsic e lo stesso Quagliarella e dal rigore fallito da Jesus Datolo, l'opportunità più favorevole per arrotondare il punteggio capitato agli azzurri prima che l'austriaco Erwin Schimmioffer realizzi con un gran colpo di testa il gol del 3-0 finale e la sua prima rete italiana. Misurato comunque al termine della partita, il giudizio complessivo espresso da Roberto Donadoni. È stata una buona partita, ma quando vedrò 6 partite consecutive di questo spessore, allora comincerò a essere un po' più soddisfatto, però aspettiamo la sesta almeno.